Sulle vecchie tagliature taglio vedete, le punte, cioè mi accorcio in base, accorcio i rami principali. Questo è il ramo, sono rami secondari, no? E questi sono rami principali. Allora, se io tutti gli anni poso qui, va bene, poi il prossimo anno mi butta di qui e qua su piano piano io ho delle rose che hanno tanto legno in questa maniera. Invece io voglio che la parte, diciamo, della diramazione delle piante sia più o meno questa. Cioè, se lei tutti gli anni va avanti a tagliare da qui, quest'anno taglia qui, poi il L'anno prossimo anno prossimo taglia lì, ributta, taglia quindi 5 la centimetri tagliamo proprio sopra. là. Quindi questo è un modo per Contenere. contenere lo sviluppo delle piante. Perché io sto tagliando tutto il ramo, per esempio, e che poi dopo faremo, ma non taglio solamente così. Perché sennò dopo rimangono le foglie solo qui e qui si svuota. Esatto. Allora, se io vedo taglio, riduco il ramo principale, E va bene? ributta anche sotto. Mi ributta anche sotto, va bene? Allora, io per ora però sto facendo solamente il taglio, diciamo, di contenimento dei rami principali della pianta. Perché noi possiamo agire sui rami principali e poi andremo a agire anche sui rami secondari. Quindi la prima cosa io vado a tagliare i rami vecchi, i rami secchi e do alla parte strutturale della pianta una forma. Quindi ha fatto un giro a questa altezza, Ancora non ho diciamo. finito. Non ho Sì, finito. però Sì. Però è partito, dico, cioè ha io dico, io girato più o meno la mia diramazione dei rami principali deve essere questa a qui, va bene? quell'altezza. Poi, allora diciamo che da neofiti è meglio procedere con un modo sistemico, da come Infatti. sto facendo io, cioè prima Esatto. si dà una forma ai rami principali, prima si toglie il secco, poi si dà una forma ai rami principali, poi si va a curare la parte superiore. Allora, in questo caso si è detto che noi abbiamo fatto dei tagli di ritorno. L'ho fatto qui, l'ho fatto qui, l'ho Fallo fatto su meglio qui questo qui, perché questo se ancora è da finire. Taglio anche questo qui, perché il solito discorso, vedi, è un pochino più debole sul ramo vecchio, vedi? Un po' più ma sciupato. sì. Ma lei lo vede, io dico Allora, boh, da... che si vede. Sì, Non è qua è grande. sciupato, però qua io dico No, da qua c'è ignorante quali speranza. sono. No, ma infatti Io si... qua lo guardo qua e dico, Sì, caspita, sì, però... questo non ha granché, però No, ma questo. guarda Però la questo. differenza tra questo e questo. Guarda le gemmette che ha Ma questo. poi, guardate, un'altra cosa è per dare la forma dopo successiva. Io qui ho invece, da questo taglio qui, mi parte un ramo molto Grosso. vigoroso. Quindi la linfa è meglio che vada in questo piuttosto che in E io questo qua, questo a questo punto lo giusto? taglio, perché comunque un diradamento lo devo fare. Vede quanto legno ho. Sì, Quindi sì, io sì. intanto io ho fatto un Guarda che diradamento. bella che Però si ad vede. esempio Adesso No, la sottoscritta che è ignorante ed è venuta non qua è per quello, ignorante. perché di solito le rose le pota il giardiniere, però non mi piace come le pota e quindi ho detto, mo voglio imparare io. Questo, in base a quello che ha detto lei, è un legno molto verde, è grosso e vecchio. Infatti ora vi stavo. Però adesso aspetti, perché io sono Però di c'è tanta. professione insegnante, quindi so che devono parlare i ragazzi, perché se parla sempre il maestro non impara niente. Però qua vedo che, boh, qua c'è tanta roba. Vale la pena tagliarlo qua o taglio solo la parte? La domanda è questa. Brava, allora Adesso lei mi ora ci dice. arrivavo, ma è giusto, mi piace che abbia fatto la domanda. Allora, in questi casi, come ha detto lei, questo qui è il legno insieme a quello che abbiamo tolto, Il primo. il legno più vecchio. Va bene? Allora, io generalmente quando ho queste situazioni mi guardo la pianta, ora in questo caso posso girare il vaso, ma se no ci giro intorno. Ci giro intorno e dico, questo qui in effetti è un legno vecchio. Se lo taglio, cosa succede? Creo dei, da un punto di vista estetico, Un dei buco. buchi alla pianta oppure no? Ecco, quindi
ora ditemi, secondo voi, se io taglio questo ramo che è un punto estetico, no, io taglio quel ramo lì. E invece si può anche tagliare. No, io la sono per i tagli, io sono per il risparmio. No, perché vi spiego, perché invece quando un'altra regola, quando si va a tagliare nei rami vecchi così, è molto più difficile che ributtino bene. Vedi, capito? Poi mi rimane il buco lì, mi rimane una roba tutto storta. No, perché poi ci va questo. Appunto, sono gli altri che recuperano il vuoto. No, ma, no, io nel speranza. Mio, allora, no, va bene. E quindi se lei lo lascia, non è che ha fatto una cosa tecnicamente sbagliata. No, però poi mi si svuota la pianta se no. Lo lascio. Guardi, io. No, ora... non farlo, ti prego. Ah, addirittura così. Mamma neanche. Mia. Sì, quando si taglia i rami vecchi. Ah, io l'avrei tagliato. Infatti, guarda le mani e sono tutte. Allora, quando si tagliano rami vecchi, se io lo taglio, qui non ha. Io rami, l'avrei tagliato qua. Ma questo qui non. Quel cistone lì cosa fa? Vede sulla buccia. Vede sulla buccia come è messo male. Allora, anche perché un'altra cosa,